la stragrande maggioranza delle regioni è in una condizione assolutamente critica, in procedura di infrazione. Parliamo del ciclo delle acque. La Regione Puglia, con il Ministero dell'Ambiente, ha svolto un lavoro particolare e credo particolarmente virtuoso su questo argomento, tanto da poter oggi presentare una mole impressionante di attività che ci consentono di uscire primi in Italia dalle procedure di infrazione comunitaria che stanno arrivando, diciamo, con una precisione chirurgica a colpire interventi dell'accordo pugliese dedicati al ciclo di programmazione. Ad oggi possiamo dire che abbiamo completato questo esame col Ministero dell'Ambiente, quindi attraverso il loro gruppo tecnico, e abbiamo già, quando parliamo di queste storie partiamo dalle calende greche, stiamo parlando invece di una cosa che tutto quello che, di cui ho parlato è avvenuto nel 2013, diciamo, quindi stiamo parlando di un percorso autorizzativo che si è realizzato in un tempo molto, molto stretto. Tutti i progetti sono in fase di appalto e saranno aggiudicati nei prossimi mesi. Cosa devo sottolineare dal punto di vista, credo, generale e in particolare rispetto a questa vicenda? Devo sottolineare un buon funzionamento del nucleo tecnico e, in questo, e della direzione competente, e devo sottolineare la buona collaborazione che si è realizzata con la Regione Puglia.